Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, tutti ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, ben ritrovati sulle frequenze di questa santa e benedetta radio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Siamo entrati, permettetemi una piccola parolina introduttoria, nella novena dell'Immacolata, in questa che è una delle feste più importanti dell'anno e certamente molto cara alle carissime suore che gestiscono Radio Buon Consiglio, e quindi sono questi veramente giorni di grandi grazie e benedizioni. Spero, ecco, che preferibilmente in parrocchia, perché questa è una novena anche indulgenziata o anche in forma privata, stiate facendo la bellissima novena, ecco, in onore della Divina Maria, della Madonna Immacolata, e per poter appunto celebrare con rinnovata, ecco, amore e devozione alla Santa Vergine Maria, questa bellissima festa che caratterizza il tempo di Avvento. Bene, oggi noi dobbiamo proseguire il nostro percorso dentro la Divina Volontà, e oggi avremo da affrontare il bellissimo tema, a Dio piacendo, dei giri nella Divina Volontà. Ecco, tuttavia vorrei partire, per introdurre un po' il tema, da uno scritto molto molto bello, che ci fa comprendere la differenza che c'è tra l'agire in maniera umana e l'agire in maniera divina, quindi tra gli atti di volontà divina e gli atti di volontà umana. A conclusione definitiva, diciamo così, della puntata scorsa, in cui ricorderete, abbiamo parlato della importantissima operazione della fusione con la divina volontà. È questa davvero un'operazione assai importante. E altamente fruttuosa, che determina la divinizzazione dei nostri atti. Ed è bene riprendere appunto la differenza che c'è tra un atto umano e un atto divino con questo scritto. Lo leggo leggermente, è il capitolo, lo leggo brevemente, scusate, il capitolo è il 20 gennaio 1922 del volume 13. Gesù dice a Luisa: figlia mia, nella mia volontà le cose proprie sai come sono? Come tanti miseri cenci, stracci, che fanno più disonore all'anima che onore e che le fanno ricordare che lei era una povera e che neppure una veste sana possedeva. Io quando voglio chiamare un'anima nel mio volere, per fare che mi stabilisca il suo soggiorno, faccio come un gran signore che vorrebbe prendere una delle più povere nel suo palazzo, per fare che, deponendo le divise di povera, si vestisse pari alla sua condizione, facendo vita insieme con lui e mettendola a parte di tutti i suoi beni. Ora, questo signore gira tutte le strade della città e dove trova una delle più povere, senza tetto, senza letto, solo con luridi stracci che la coprono, la prende e la porta come trionfo della sua carità al suo palazzo. Però le ordina che deponga i suoi stracci, si pulisca e si vesta delle vesti più belle, e che per non tenere memoria della sua povertà bruci i suoi stracci. Perché essendo lui ricchissimo, non ammette in casa sua cose che diano di povertà. Ora, se la povera rimpiange i suoi cenci e si affligge perché non ha portato nulla di suo, non offenderebbe la bontà e la magnanimità di quel signore? Tale sono io. E se quel signore, qui stiamo attenti, perché sono veramente delle espressioni che fanno molto pensare, no? E se quel signore gira una città, io giro tutto il mondo e forse tutte le generazioni. E dove trovo la più piccola, la più povera, la prendo e la metto nell'ambito eterno del mio volere e le dico: lavora insieme con me nella mia volontà. Ciò che è mio è tuo.
Deponi, se hai qualche cosa di proprio, perché nella santità ed immense ricchezze della mia volontà, ciò non è altro che misere cenci. Chi vuol tenere i meriti propri è dei servi, degli schiavi, non dei figli. Ciò che è del padre è dei figli. E poi, che cosa sono tutti i meriti che potresti acquistare attenzione a confronto di un solo atto della mia volontà? Tutti i meriti hanno il loro piccolo valore, peso e misura, ma chi mai potrebbe misurare un atto solo della mia volontà? Nessuno. Nessuno. E poi che sono i tuoi meriti a confronto dei miei? Nel mio volere li troverai tutti. E io te ne faccio padrona, non sei contenta? Senti, figlia mia, voglio che lasci tutto da parte. La tua missione è grandissima. E più che il dire, è il fare che attendo da te. Voglio che tu ti stia in continuo atto nel mio volere. Voglio il passeggio dei tuoi pensieri nel mio volere, che passeggiando su tutte le umane intelligenze, stendi il manto del mio volere su tutte le menti create. Vedremo, questa è anche introduttoria al lungo capitolo sui giri nella divina volontà che apriamo oggi, eh? Queste espressioni dobbiamo ricordarle. Stendi il manto del mio volere su tutte le menti create ed elevandoti fino al trono dell'Eterno, offri tutti i pensieri umani improntati dell'onore, della gloria e della mia volontà divina. Poi stendi il manto del mio volere su tutti gli sguardi umani, su tutte le parole, mettendo come in passeggio i tuoi occhi e le tue parole su tutte loro, e suggellandole col mio volere, ti elevi di nuovo innanzi alla Maestà Suprema. Ed offri l'omaggio come se tutti avessero fatto uso della vista e delle parole secondo il mio volere. E così se operi, se respiri, se il tuo cuore palpita, il tuo passeggio sarà continuo. La tua via è lunghissima, è tutta l'eternità che devi percorrere. Se sapessi quanto perdi con una tua fermata e che privi me non di un onore umano ma di un onore divino, questi sono i meriti che tu dovresti temere di perdere, non i tuoi stracci e le tue miserie. Perciò più attenzione a fare le corse nel mio volere. Quindi, quello che Gesù dice qui sono fondamentalmente due cose. Primo, che tutti gli atti compiuti di nostra volontà umana fossero anche delle cose buone, meritorie, quindi degli atti di virtù, no? Degli atti buoni. Per quanto grandi possano essere, sono sempre limitati, sempre. E immensamente piccoli dinanzi al divino volere. Questa è la prima cosa. Uno. Secondo, che compiere un atto nella divina volontà non ha effetti solo in chi lo compie, cioè non santifica soltanto chi compie quell'atto, ma a condizione che ci sia questa intenzione e che si facciano quei particolari esercizi interiori che adesso cominceremo oggi a vedere, questo atto, come dire, ha la capacità, essendo un atto unito al divino volere, quindi eterno, di raggiungere tutti gli uomini, tutte le donne, tutte le anime, tutte le generazioni presenti, passate e future. E riparare, l'abbiamo visto la volta scorsa anche, eventuali atti, non lo so, pensieri, sguardi, parole, opere, omissioni, a seconda dell'operazione che noi stiamo facendo, che non fossero state fatte nel divino volere o che peggio, avessero offeso Dio o altro. Facendo un esempio, perché Dio ha creato i nostri occhi? I nostri occhi li ha creati perché li usassimo secondo la sua divina volontà, d'accordo? Cioè ne facessimo un uso sempre buono. Supponiamo che alcuni uomini, supponiamo, facciano un uso cattivo degli occhi, vedano una cosa pornografica, per esempio, che è un peccato mortale fatto con gli occhi, d'accordo? Perché con gli occhi si guardano queste cose, o vedano una trasmissione indecente, peccati molto facili da fare oggi, eh? Oggi veramente la televisione va tenuta semichiusa se uno non vuole offendere Dio con la vista. Allora, in quel momento quell'occhio ha fatto un uso altamente distante da quello per cui la divina volontà l'ha creato. D'accordo? Allora, come tutti quanti gli atti che non funzionano, un atto difforme dalla volontà di Dio produce degli effetti. Primo,
In questo caso il peccato mortale fa perdere la grazia, degrada la persona. Secondo, toglie a Dio l'onore che gli è dovuto. In questo senso il peccato offende Dio. D'accordo? Terzo, procura delle conseguenze negative in chi l'ha fatto e intorno a sé. È così. Allora, se io dico al Signore, divina volontà, mi fondo in te e ti offro lo sguardo che sto facendo adesso al crocifisso, d'accordo? E lo faccio attraverso il tuo volere correre su tutti gli occhi di tutte quante le persone presenti, passate e future, per riparare con l'amore con cui io sto guardando questo crocifisso nel divino volere tutti gli usi distorti che gli esseri umani hanno fatto degli occhi. Questo è ciò a cui fa riferimento questo testo. Noi non sentiamo niente, d'accordo? Ci sembra che non è successo niente, ma se potessimo vedere che cosa è questo atto davanti a Dio, resteremmo con due occhi così. Capite? Perché io ho chiamato la divina volontà ad unirsi al mio sguardo, quindi il mio sguardo, che era già in se stesso buono, diventa attraverso questo esercizio uno sguardo divino. E la mia intenzione era di raggiungere, perché lo posso fare, perché nella divina volontà tutti gli sguardi di tutti gli uomini presenti, passati e futuri sono attualmente presenti, non ci vuole niente a raggiungere tutti. Gesù gli dice: il tuo viaggio è lungo quanto l'eternità, ma se io mi unisco alla divina volontà, io in un attimo sto dentro l'eternità, pur essendo un essere temporale, capite? E io quindi con un atto così semplice produco tanto di quella, cioè do a Dio un'immensissima gloria, d'accordo? Perché io riparo tutto il male che è stato fatto, restituisco a Dio tutta la gloria che gli è stata tolta, attiro su quegli occhi grazie di conversione e in parte riparo gli effetti negativi che quegli sguardi hanno causato in chi li ha fatti e intorno a sé. Questo concetto deve essere fondamentalissimo, perché questo è uno dei punti fondamentali della vita nel divin volere. La volta scorsa l'ho detto, la più portata santificante è nascosta, non è appariscente, come era la vita della Madonna. Mi ricordo la puntata scorsa, per chi non l'avesse sentita. Cioè, capite, stare o non stare in questo mondo, ripeto, comporta una scelta ben precisa di campo. Cioè, come si incentiva il bene, come si contrasta e si ferma il male. Come? Con mezzi umani o con mezzi divini? Con mezzi che fanno rumore o con mezzi di cui non se ne accorge nessuno, ma che fanno grande scalpore divino, eterno, spirituale? Capite? Qui bisogna prendere una ferma posizione. Dalla sua, gli scritti della Divina Volontà hanno la testimonianza del Vangelo, come abbiamo visto la volta scorsa. C'hanno tutta la vita terrena della Madonna. La vita terrena, e guardate, anche la vita ultraterrena. Nel senso che le apparizioni e i messaggi della Madonna, anche quando assumono tratti addolorati, drammatici, parliamo delle apparizioni riconosciute, pensiamo per esempio a una Lazzaretta o a una Fatima, numero uno, aprono sempre la speranza. Numero due, offrono sempre dei rimedi, la conversione, il rosario, la preghiera. Cioè, e numero tre, non vanno mai a creare situazioni, come dire, disastrose, nel senso di scendere nei dettagli di tante problematiche, in modo tale che poi le persone si caricano contro questo o contro quell'altro. Assolutamente, assolutamente. C'è uno stile mariano, d'accordo? L'ho visto la volta scorsa. Ecco, detto fatti questi preamboli, ci introduciamo oggi negli scritti di Luisa. Si trova spesso una espressione tecnica che si chiama il girare. In Luisa si trovano i cosiddetti giri nella Divina Volontà. Quello che abbiamo appena fatto attraverso lo sguardo è un giro in realtà nella Divina Volontà. Però faremo un pochino di ordine. Ho detto che lo scopo di queste catechesi è uno scopo sistematico, quindi cercare di riordinare quella montagna, diciamo così, di informazioni che
abbiamo dagli iscritti. Ho già detto altre volte, non mi si prenda, insomma, non voglio esattamente sembrare presuntuoso, cose di questo genere, no? E si capisca bene il senso del paragone, d'accordo? Ecco, i 36 volumi di Libro di Cielo sono un po' come i libri della Bibbia, d'accordo? I libri della Bibbia è una rivelazione pubblica, ufficiale, non c'è niente a che vedere il Libro di Cielo con la Bibbia, questo sia ben chiaro. Ma nella Bibbia c'è la rivelazione, ma non c'è una rivelazione, come dire, ordinata con un capo e con una coda, come c'è nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica si fonda sulla Bibbia, d'accordo? Ma per esempio, quelli che stanno sempre presi alla Bibbia, il termine Trinità nella Bibbia non esiste. D'accordo? Se voi andate a leggere tutta la Bibbia, il termine Trinità non lo troverete. Allora, se io dico che credo nella Santissima Trinità, che cosa faccio? Non credo nella Bibbia? Certo che credo nella Bibbia, perché nella Bibbia non c'è il termine Trinità, ce lo siamo inventati noi, ce lo sono inventati i teologi, ma c'è il fatto che Dio è il Padre, Dio è Gesù, che si chiama il Figlio mandato nel mondo, e Dio è lo Spirito Santo. D'accordo? Ecco, quindi poi l'intelletto illuminato dalla rivelazione mette tutto questo patrimonio in ordine e ne fa un catechismo. Cioè, se io voglio avere una sintesi ordinata della fede cattolica, della vita liturgica, dei sacramenti, dei comandamenti e della vita di preghiera, apro il catechismo e me lo leggo. Lì c'è tutta la rivelazione messa in forma sistematica. Se io mi leggo tutta la Bibbia, dal primo versetto della Genesi all'ultimo del libro dell'Apocalisse, sicuramente non avrò una chiarezza tale come se leggo il catechismo della Chiesa Cattolica. Non perché il catechismo della Chiesa Cattolica sia più importante della Bibbia, d'accordo? Ma perché Dio nella rivelazione ha voluto utilizzare queste forme, che le sa lui perché le usa così, misteriose, d'accordo? Dio non ha fatto un trattato, un catechismo. Quello è compito nostro, ci ha dato gli strumenti per farlo. Ecco, così negli scritti di Luisa c'è una bellissima dottrina, d'accordo? Però questa dottrina si trova, è disseminata qui e lì, una volta Gesù dice una cosa, una volta dice un'altra, una volta da questa informazione, una volta quest'altra, e allora diventa, cioè, la lettura degli scritti è bene che sia sistematica, d'accordo? Cioè dal primo all'ultimo volume, perché si segue l'evoluzione spirituale di Luisa, perché i primi volumi non parlano direttamente della Divina Volontà, ma parlano della vita e delle esperienze di Luisa prima di ricevere la pienezza di questo dono. Quindi è indubbiamente un processo formativo. Poi si comincia a scendere tecnicamente nell'argomento, d'accordo? Quando Gesù, dopo la preparazione, le comincia a rivelare questo mondo. Ecco, però c'è bisogno di una sistemazione, d'accordo? Allora, poi io alla fine di tutto il ciclo di catechesi farò, come sempre faccio, il volo di Gabbiano, dico, ricordate, siamo partiti da qui, siamo passati di qua, siamo tornati di qua, siamo passati di qua, abbiamo concluso così, quindi c'è un capo e una coda. Quindi oggi introduciamo il tema importantissimo dei giri nella Divina Volontà. Questi giri nella Divina Volontà era importante introdurre adesso, non prima, perché abbiamo già alcune categorie teologiche, chiamiamole così, tecniche, si potrebbe anche dire, che vengono dal linguaggio usato da Gesù stesso, rivelando questi dettagli sulla sua divina volontà. Dico dettagli perché la divina volontà, cioè, non si discute, insomma, sul fatto che è Dio e che è la cosa più importante che esista. Ce l'abbiamo dal Padre nostro e ce l'abbiamo in tutta la Sacra Scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento, no? Allora, i giri sono di tre tipi e li vedremo uno per volta. Non so se riusciamo a vedere tutti quanti oggi, credo che sia difficile, ma li vedremo tutti. E sono i giri nel fiat creante, numero uno. Numero due, i giri nel fiat redimente. Numero tre, i giri nel fiat santificante. D'accordo? Ora, perché si usa il termine giro? Che dice, che significa giro? Giro dà proprio l'idea di movimento, no? È un'operazione, potremmo dire, di movimento spirituale, non è movimento fisico. Però si chiama appunto giro perché trova un'analogia nel movimento fisico. Nel movimento fisico, cioè, quando io ero giovane, uscivo, mia madre mi chiedeva: "Oi, dove vai, Ronà?" Dico: "Vado in giro." In giro voleva dire che prendevo il motorino e andavo in giro per la città, oppure prendevo, quando più grande, la moto, per andare in giro per la città, la macchina, non so.
Vado a fare un giro. Un giro vuol dire che ti metti in movimento, che esci per la città, te ne vai per il corso, te ne vai per la piazza, poi giro zona un po', poi parcheggi, te fai una passeggiata e poi riprendi la macchinaria e un po' in giro. Ecco. Qual è la meta? Qual è la meta del giro? Allora, il giro parte dalla divina volontà, perché si comincia con un atto di unione con la divina volontà, e torna alla divina volontà, d'accordo? Però il giro consiste nel riportare una qualcosa di grosso uscito dal divin volere, dotato della stessa gloria con cui da esso divin volere è uscito, che è lui stesso. Quando poi spiegheremo sarà tutto quanto molto, molto, molto più facile. Allora, cominciamo ad agire nel fiat creante. Comincio subito col dire una cosa. Per imparare a fare i giri nel fiat creante e i giri nel fiat redimente abbiamo due strumenti molto utili e molto importanti, e sono le ore della passione per quanto riguarda i giri nel fiat redimente. Cioè, le ore della passione in realtà sono nient'altro che un grandissimo giro nel fiat redimente. Per quanto invece riguarda il fiat creante, c'è un'altra operetta che si trova insomma in giro anche online, che si chiama Pio Pellegrinaggio dell'anima nell'operato della Divina Volontà. Userò qualche stralcio di questo appunto proprio per mostrare com'è un giro nella Divina Volontà, nella Divina Volontà nel fiat creante. Ok? Questo aiuta molto, cioè nel senso che se uno vuole imparare, ecco, anche i giri poi sono forme di preghiera che si imparano. Si acquisiscono, a volte viene proprio spontaneo, no? Cioè quando uno acquisisce un certo tipo di stile, diciamo così, succede che gli viene quasi spontaneo, cioè tu ti trovi in un bellissimo bosco per fare una passeggiata e lì partono da soli i giri nel fiat creante, quasi da soli, capito? Se si capiscono alcuni piccoli meccanismi. Allora, partiamo dal giro nel fiat creante. Allora, che cos'è la creazione, diciamo, nella divina volontà? Ma questo vale anche per quanto riguarda la rivelazione. Questo lo dovremmo sapere anche dal catechismo. Perché Dio ha creato l'universo? Per noi. Non è una risposta immediata. Tutto è stato fatto, dice San Paolo, per mezzo di lui e in vista di lui. Chi è quel lui? È il verbo incarnato, attenzione, cioè il verbo ha fatto tutto all'inizio della creazione in quanto verbo di Dio, ma tutto era finalizzato alla pienezza, cioè all'incarnazione del verbo di Dio. Che cos'è l'incarnazione del verbo di Dio? Fate attenzione, eh? L'incarnazione non è altro che il momento. Prescindiamo per ora un attimo dal peccato originale, che poi il peccato originale ha introdotto delle deviazioni dentro questo progetto, che questo è il progetto originario della Trinità e della Divina Volontà. Il verbo incarnato non era altro che il compimento ultimo della creazione in quanto opera di Dio destinata a fondersi con Dio. Si spiega subito perché. Allora, Dio ha creato gli angeli che sono puri spiriti, ha creato gli animali che sono, non hanno un'anima spirituale, sono corpo animato senza anima spirituale, ha creato le piante che hanno una vita vegetativa, ha creato le pietre e la materia inerte, gli atomi, le sostanze chimiche, eccetera, eccetera, organiche e inorganiche. L'uomo sta in mezzo in questo mondo perché l'uomo in sé, se ci fate caso, compendia tutto il creato, perché l'uomo c'ha l'anima razionale. Quindi c'è lo spirito come gli angeli, ma gli angeli, a differenza dell'uomo, non hanno il corpo. E l'uomo invece ha il corpo come gli animali, ha una vita vegetativa come le piante ed è dotato di materia organica e inorganica come la materia inerte. Quindi i classici, anche filosofi, chiamavano l'uomo il microcosmo, cioè
In sé compendia tutto ciò che Dio ha creato. Come viene nobilitato l'uomo in massimo grado possibile, raggiungendo con Dio la massima forma di unione possibile. Qual è la massima forma di unione possibile raggiungibile con Dio? L'unione ipostatica. Cioè una umanità, come quella di Gesù, che non ha, come tutte le nostre, in se stessa il principio di sussistenza, cioè io sussisto in quanto individuo della specie umana, sono Leonardo Maria Pompei, d'accordo? Una volta che sono nato e che sono sano di salute, mia madre si stacca da me e io ho in me il principio, come dire, umano di autosussistenza. Poi è certo che da un punto di vista soprannaturale, io ora sono vivo perché la divina provvidenza mi mantiene nell'essere, d'accordo? Ma la mia persona, una persona umana, che ha in sé il principio di autosussistenza. Gesù non era così. Gesù non è una persona umana. Gesù è una persona divina con una natura umana. Significa che l'umanità di Gesù non sussisterebbe se non fosse unita alla persona divina e completamente spirituale del Verbo. Questa è l'unipostasi, questa è l'incarnazione. E chiaramente cosa avrebbe fatto il Verbo incarnato nella vita terrena? Sarebbe stata un'esplosione di lode, di ringraziamento, di onore alla Santissima Trinità per il suo capolavoro, di delizia condotta tra i figli degli uomini, in cui si sarebbe compiaciuto, in cui si sarebbe trastullato, in cui si sarebbe deliziato, d'accordo? Perché l'uomo è il piccolo capolavoro di Dio, l'uomo in se stesso considerato, in se stesso considerato, a prescindere dal peccato. Ok? Allora, cosa facevano Adamo ed Eva prima del peccato? Godevano di una creazione stupenda, in cui erano tra l'altro capaci di vedere tutti i ti amo di Dio, si chiamano così tecnicamente, no? Perché la multiformità, la varietà della creazione non è altro che uno sfoggio, diciamo così, della divina bellezza, della divina grandezza, ma anche del divino amore. Sono tutti quanti dei continui sbocchi, si chiamano così tecnicamente, d'amore che Dio ha realizzato per l'uomo. Perché? Perché lui ne godesse e perché, cioè, ne ringraziasse e li riportasse a gloria dell'Altissimo. Questo anche gli uomini più, come dire, più rozzi, ecco, più lontani da Dio anche, non c'è niente da fare, in qualche modo lo percepiscono, perché dinanzi alla bellezza del creato, credenti, atei e non credenti, cioè, dinanzi a uno spettacolo, chiamiamolo così, della natura, rimangono tutti quanti a bocca aperta. Ma quello spettacolo della natura è un'operazione divina fatta per noi. Allora, come ho detto tante volte, ecco perché questi giri sono una cosa meravigliosa. La grammatica della divina volontà è grammatica di amore. Io vi posso dire, l'ho rialla quasi pure io, 46 anni, no, quasi, l'ho compiuti, e io vi posso dire, ho frequentato quando ero giovane gruppi e movimenti ecclesiali in cui ti facevano una testa così, perdonate l'espressione ironica, con l'amore di Dio, con l'amore di Dio, con l'amore di Dio, Dio ti ama, Dio qua, Dio là, e io sentivo, dico, sì, ho capito, va bene, Dio mi ama, ho capito, va bene, sarà vero, sì. Ma per me questa cosa era una cosa fondamentalmente estrinseca, cioè era una bella frase, d'accordo? Dice sì, ma sarà vero che Dio mi ama? Boh, chi lo sa? Dicono così, forse sarà vero. Il problema è che se entri in questo mondo, non è più dicono così, tu questa cosa la vivi. Cioè, se uno vuole conoscere l'amore di Dio, ti dico subito, si affretti ad entrare bene nel regno della divina volontà, perché l'amore di Dio non resterà più una parola trita, ritrita, no? Hai visto che fanno sempre le stesse prediche, dove si parla sempre dell'amore di Dio, della misericordia, che ci fanno una testa tanto, che a un certo punto diventano addirittura parole vuote, no? Uno si è talmente assuefatto che diventano quasi parole vuote e prive di significato, perché magari non hai detto 100 miliardi di volte, voglio parlare dell'amore di Dio, però non lo vedo da nessuna parte, parla pure, insomma, cioè, capite? Ecco, no, qui l'amore di Dio si vive, perché lo si impara anzitutto a riconoscere. Lo si impara ad accogliere e lo si impara a ricambiare. Cioè, la vita nella divina volontà a me appare come una bellissima storia d'amore. Veramente. Storia
storia d'amore che Dio vorrebbe scrivere per quanto riguarda la sua volontà, appunto, e questi erano i suoi progetti originali, con ogni essere umano che ha creato. Perché il libro era cominciato alla grande, con Adamo ed Eva, prima che commettessero la colpa d'origine. Poi quel libro ha avuto uno stop, avete visto, come un libro stupendo, no? È un libro di 1000 pagine, arriva a pagina 20, puff, succede un patatrac, si blocca la scrittura e quel libro rimane incompiuto, e quel libro è rimasto incompiuto per millenni. Perché l'unico libro in cui Dio ha potuto scrivere tutto quello che avrebbe voluto scrivere, ce n'è uno solo di libro, attenzione, uno, è la Divina Maria, la Madonna. Lì Dio ha potuto scrivere tutto quello che voleva e ha anche avuto, la Madonna non lo direbbe, ma lo dico io per lei, modestia lo dico a nome suo a parte, e ha avuto in ricambio la più bella lettera d'amore vivente che mai abbia potuto ricevere da un membro della razza umana. Perché la Madonna era ben degna dell'amore di Dio ed era ben capace ad amare Dio. Se uno legge il pellegrinaggio nella Divina Volontà, cioè scusate, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, vedrà, cioè, l'ho detto tante volte, la prima cosa che volessi, vedrà con non soltanto che la Madonna era capace, perdonatemi il termine, di tenere testa, insomma, all'amore dell'Altissimo. Oh, ma io penso che non sia mica tanto facile tenere testa all'amore di Dio, cioè Dio è amore, insomma, non è mica tanto facile, cioè io mi immagino questa divina creatura che sta lì, sì, accoglie e ricambia, e Dio ogni tanto, cioè, mi fa pure un po' di specie di queste cose qui, ma Dio ogni tanto a quello che lei stessa racconta aveva qualche sussulto, cioè si intesse un rapporto personale. Ecco perché adesso i giri li vedremo, no? Ma chi vuole entrare nel regno della Divina Volontà sappia che Dio aspetta che i giri tuoi, d'accordo? Cioè adesso io qui leggerò qualcosa, così uno capisce il meccanismo, dopo lo spiego anche, come dire, i requisiti essenziali perché si possa dare un giro nella creazione, no? Ci ho già fatto delle meditazioni in merito. Però Dio aspetta di essere stupito da te, inventate qualcosa, fatti un bel giro in qualche aspetto della creazione, personalizzalo con il tuo cuore, con la tua sensibilità, con la tua capacità di amare. Guardate che è così. Cioè, pensiamo anche quel poco che si può percepire dai Vangeli, che bella personalità che aveva Gesù. Stupenda. Pensiamo anche alle singole personalità degli apostoli, diverse. Ecco, attenzione, cioè ogni essere umano è un unicum, d'accordo? E quando si dice che Dio ama ogni anima come se fosse l'unica, in realtà quell'anima è unica. Se quell'anima esce dalla Divina Volontà come la maggioranza, addirittura si danna, attenzione che sotto certi punti di vista, non ci pensiamo, priva Dio di un ricambio d'amore personalizzato, mi si perdoni insomma il termine, è che attenzione, poteva darglielo perfettamente, soltanto il diretto interessato. Cioè, io sono io, capite? Io sono fatto in un certo modo, bello o brutto che sia, no? Sono io, d'accordo? Come me non c'è mai stato nessuno, ma questo può ripeterlo chiunque che ascolta queste cose qui, e non ci sarà mai nessuno. Quindi l'amore che in questa vita terrena, in questi miei giorni terreni, no? Che scorrono in questo esilio, in queste mie ore terrene, in questi miei minuti terreni, quando vado a fare l'adorazione, io do a Dio, glielo daranno sicuramente meglio di me tutti, d'accordo? Questo è sicuro. Ma il mio lo può avere solo da me, se lo vuole, lo può avere solo da me, e se noi siamo sicuri che lo vuole. Allora, leggo un pezzo del pellegrinaggio nella Divina Volontà. Cosa sono queste qui? Sono 24 ore, simili alle 24 ore della passione, in cui, che cosa succede? L'anima segue la divinità in tutti i suoi atti, così si introduce, per tenerle compagnia e per ricevere insieme la sua vita divina. Comincia dalla creazione e finisce, poi passa per il fiat redimente, perché le ultime ore sono appunto
un viaggio nella passione di Gesù, ma arriva fino alla risurrezione e all'ascensione di Gesù. E termina appunto con il canto: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, che è il grido che la Chiesa eleva al Padre da quando Gesù è salito al cielo. Ecco. Allora, nella prima ora, per esempio, si dice: l'anima segue la divina volontà nella creazione del cielo e del sole. Leggo qualcosa, no? Possiamo forse leggerla anche tu, quasi tutta, insomma. Allora, Gesù, vita mia, palpito del mio povero cuore, respiro della piccola anima mia, centro della mia intelligenza, la mia piccolezza si inabissa in te, si sperde in te. Ecco, altro termine tecnico. Si comincia con l'unizia della divina volontà. Perdersi, sperdersi, sono espressioni tecniche. Quindi io mi tuffo, mi immergo, entro in questo mare. È un atto interiore, certamente un atto interiore che si fa col cuore, eh? Non si fa, quindi si cerca di viverlo come un momento intenso di preghiera. Quale piccolo bimbo che non sa dare un passo, a te mi avvicino. Mi stringo la tua mano, vedete, insieme con te entro nella luce interminabile del tuo divino volere. Quindi, quando facciamo un giro, la prima cosa, ci uniamo con la divina volontà, subito, attraverso la mediazione della santissima umanità di Gesù. Ok? È possibile farlo, questo ve lo assicuro, anche ricorrendo alla Divina Maria, in cui la Divina Volontà si trova allo stesso modo di come si trovava in Gesù, fermo restando che Gesù è però una persona divina ed è il nostro Redentore, e la Madonna è una creatura umana piena di grazia, quindi c'è questa grande differenza ontologica. Ecco, ma il dono della Divina Volontà lo hanno avuto entrambi, e entrambi l'hanno costruito integro. Si prosegue. Ecco che il Padre Celeste già pronuncia il primo fiat e sprigiona tanta luce da non poterne scorgere i confini. Libro della Genesi, no? Sia la luce e la luce fu. Fiat lux. Questo è il fiat creante per antonomasi. Ok? Allora, attenzione, guardate subito la prima operazione spirituale, no? Fiat lux. Mio Gesù, fa che la mia anima riceva tutta la virtù, la potenza, la santità, la luce adorabile del tuo fiat, affinché io non senta in me che la vita sua. Quindi quest'atto creativo di Dio, sia la luce, produce degli effetti stupendi, meravigliosi, è l'origine della creazione. Allora io la prima cosa che devo fare è devo riceverne gli effetti benefici, anche oggi. D'accordo? Non devo pensare a questa cosa come una cosa compiuta si sa quando, insomma, all'inizio della creazione, ma una cosa che c'è ora. I giri hanno questa caratteristica, che entrando nel divin volere tutto diventa presente, questo teniamolo sempre presente, anche quando parleremo delle ore della passione, dei giri nel fiat redimente. È tutto presente a me attraverso l'unione con la divina volontà nella mia personale orazione. Arricchita della sua vita potrò abbracciare tutto, la vita del fiat, supplire per tutti, attenzione, rapirlo sulla terra, perché esso ritorni trionfante a regnare in mezzo alle creature. Operazione, no? Abbracciare il fiat, quindi unirmi a lui, supplire per tutti, quindi riparare per tutti coloro che non lo conoscono, non l'hanno accolto, non lo vogliono, e invocarne la venuta sulle creature. Bellissimo, questo è il senso. Quindi attraverso un giro si cresce nell'unione con la divina volontà, si attira la divina volontà sulla terra e si supplisce a tutte le mancanze nei suoi confronti fatti da tutta l'umanità. Ok? Lascia dunque, amore mio, che io peregrini nel tuo volere per seguire tutti i suoi atti. Oh, quanto è bello contemplare la maestà suprema che con un solo fiat distende il cielo azzurro con miliardi di stelle smaglianti di luce. Vedete, si comincia a seguire con l'immaginazione, ovviamente, illuminata dalla rivelazione, questo è il libro della Genesi, il capitolo 1, la creazione di Dio. Ne pronuncia un altro e crea il sole, ne dice un altro ancora e crea il vento, l'aria, il mare, tutti gli elementi insieme, con tale armonia ed ordine da rapire l'aria.
ed è anche molto molto bello perché questo immette questa operazione spirituale, no? È anche un profondo spirito contemplativo, che è bellissimo. Mio Gesù, mio bene, ecco la risposta dell'anima. Io voglio far mio tutto l'amore, vedete, lo prendo il tuo ti amo, vedete? La prima cosa è prendere il ti amo di Dio nell'atto creativo. Io voglio far mio tutto l'amore che ebbe il tuo fiat divino nel creare il cielo tempestato di stelle, per potere a mia volta distendere il mio cielo d'amore nel tuo fiat onnipotente. Allora, prima operazione del giro. Ricevo l'amore che Dio mi offre attraverso quell'operazione creativa e la ricambio. Voglio far mio tutto l'amore che ebbe il tuo fiat nel creare il cielo tempestato di stelle, per poter a mia volta distendere il mio cielo d'amore nel tuo fiat onnipotente. E così, investendo tutto il cielo col mio amore, attenzione, voglio dare la voce ad ogni stella, secondo passaggio del giro, affinché essa ripeta con me: Gesù, ti amo, venga il tuo regno sulla terra, sia gloria perenne al tuo volere divino. Io adoro ed esalto la tua fermezza divina e il tuo essere incrollabile, affinché essi rendano ferme le creature nel bene e le dispongano a ricevere il regno della tua volontà. Attenzione a questa operazione, quindi. Seconda operazione spirituale del giro: mettere il proprio ricambio di amore nella creatura. In questo caso è una creatura irragionevole, una stella, le stelle, che non possono ricambiare il ti amo che Dio ha fatto anche a loro creandole. Capite? Cioè, in una creatura c'è un ti amo primordiale di Dio che nei confronti dell'uomo. Dio vuole quella creatura perché tu ne goda e ne tragga beneficio, uomo. Quindi è un ti amo anzitutto per te, e la prima cosa che devi fare è riconoscerlo e ricambiarlo. Ma quel particolare essere, quindi le stelle, quindi il cielo, quindi le piante, quindi gli animali, ogni essere, capite? Cioè, se uno facesse seriamente questa cosa, non finirebbe mai più, non finirebbe, capite? E c'è anche un ottimo esercizio di andare a vedere: ma che ti amo Dio mi avrà detto attraverso questa creatura? Punto interrogativo. Ecco, seconda operazione. Io metto il mio ti amo in quella creatura, cioè dico a Dio il mio ricambio di amore a nome di quella creatura, specialmente se è una creatura irragionevole che non può ricambiarlo. Ripeto, investendo tutto il cielo col mio amore, voglio dare la mia voce ad ogni stella affinché essa ripeta con me: Gesù, ti amo, venga presto il tuo regno sulla terra. Quindi risponde il ti amo e facciamo dire a tutte le stelle: venga il tuo regno sulla terra, sia gloria perenne al tuo volere divino. Io adoro ed esalto la tua fermezza divina ed il tuo essere incrollabile. Ok? Poi, amore mio, seguo il mio giro e vengo, vedete, seguo il mio giro e vengono al sole. Passiamo dalle stelle al sole. Ti considero nell'istante in cui il tuo fiat sprigionò tanta luce dal seno della divinità da formare il globo solare, quell'astro che doveva abbracciare la terra con tutti i suoi abitanti per dare ad ognuno di loro il proprio bacio di luce e d'amore, e mediante il quale tutto doveva essere abbellito, fecondato, colorito, arricchito ed imperlato. Adesso faccio una domanda a bruciapelo. A chiunque sta ascoltando in diretta o ascolterà queste considerazioni: avete mai detto a Dio: ti ringrazio per aver creato il sole? Guardate che senza il sole ci sarebbe nulla, tutto quello che noi viviamo qui, zero. Se uno è sincero, quasi sempre a questa risposta risponderà no. Questo sole, il tuo fiat, lo sprigionò dal tuo seno per mio puro amore. Perciò voglio ricevere in me, cogliere il ti amo di Dio ancora, tutta la sua luce, il suo calore e tutti i suoi effetti, onde poterti offrire anche io il mio sole per esaltare, glorificare e benedire per mezzo suo la luce eterna, il tuo amore inestinguibile, la tua rara bellezza, la tua dolcezza infinita e i tuoi gusti innumerevoli. Ok?
Sì, oh Gesù, io voglio abbracciarti con la stessa luce del sole. Guardate che bello, vedete come si prega attraverso una creatura? Voglio darti i miei baci ardenti col suo calore. Pensi, quanto è caldo il sole quando fa caldo, come sono le giornate d'estate, arde il sole, no? Dice, guarda, io voglio darti i miei baci, oh mio Dio, con lo stesso ardore del sole. Qualcuno di noi gliel'ha mai detto al nostro Signore? Voglio animare con la mia voce tutto il suo bagliore e tutti i suoi effetti per chiederti dall'alto della sua sfera fin nel basso, da dove discende il suo raggio, il regno del tuo fiat. Non senti, amore mio, vedete anche il termine, i termini come ci si rivolge al Signore, no? Questo era tipico di Luisa. Luisa chiamava Gesù amore mio, non, quasi sempre. Non senti, amore mio. Tu dici, ma io veramente chiamo amore mio mio marito, chiamo amore mio mia moglie, chiamo amore mio la mia fidanzata. E Gesù ce lo chiama nessuno, amore mio. E la Madonna non ce lo chiama nessuno, amore mio. Cioè, loro sono l'amore. Quindi non c'è nessuno più degno di loro di avere questo appellativo, no? Non senti, amore mio, che la tua volontà vorrebbe squarciare i veli della luce per scendere e regnare in mezzo alle creature? Ed io sulle ali della luminosità del sole vengo a pregarti di inviarci presto il regno del tuo fiat. Dal centro di questo sole ti domando di far discendere il tuo splendore nel cuore degli uomini per illuminarli con la tua grazia e di concedere il tuo amore per bruciare in loro tutto ciò che al tuo volere non appartiene. Vedete? Allora, la preghiera qui si trasforma in atto di, quindi abbiamo il prendere il ti amo di Dio e ricambiarlo, il mettere il proprio ti amo nella creatura, ma poi il supplire a tutte le persone che non gli hanno mai detto ti ringrazio per il sole e invocare su di essi gli effetti benefici simbolici che questa creatura rappresenta. Ti domando di far descendere il tuo splendore nel cuore degli uomini per illuminarli con la tua grazia e di concedere il tuo amore per bruciare in loro tutto ciò che al tuo volere non appartiene. Guardate che queste preghiere fanno, come dire, toccano il cuore di Dio. Sì, se la tua luce si abbasserà sino a loro, si rifletterà in essi la bellezza divina, cesseranno le ire, le amarezze, tutti acquisteranno la tua dolcezza e così la faccia della terra verrà rinnovata. Come sono felice, vita mia, di far discendere il tuo splendore, di poterti dire sole mi hai dato e sole ti do. Io ho un astro in mio potere che ti chiede il regno del tuo fiat. Vuoi tu resistere a tanta luce che ti prega? Perciò Gesù affrettati presto, questo sole è il tuo relatore divino. Dunque fa, amore mio, che la sua luce riveli col proprio tocco a tutte le creature il regno del tuo fiat, la sua santità ed il suo ardente desiderio di vederle penetrare in se stesso per renderle felici e sante. Questo è il primo giorno, la prima ora di pellegrinaggio, di Pio Pellegrinaggio nella Divina Volontà. Ed è molto bello. Poi abbiamo, dopo, non lo vedremo tutte quante, c'è la seconda ora, dove per esempio l'anima segue la Divina Volontà nella creazione del mare e del vento. Ora, vorrei un attimo concludere il discorso di oggi, quindi giri nel fiat creante, che poi casomai forse riprenderemo, spero che non sia troppo poco, insomma, dare soltanto una puntata a questo qui. Allora, ricapitoliamo. Questa operazione si può fare con qualunque ente creato, qualunque puoi farlo, con il sole, con le stelle, con la luna, con il cielo, con le nuvole, con le piante, con gli animali, con il mare, con i venti, con la neve, con gli alberi, con le foreste. Puoi partire così con animali, puoi farlo con i cani, con i cavalli, con i gatti, eccetera, eccetera. Quindi ogni volta che tu guardi un ente creato, se acquisisci questa, tu immediatamente voli. Quello è un ti amo di Dio per me. E anzitutto io ricambio immediatamente il mio ti amo. Come dire, se uno vuole proprio essere imboccato, si può usare una formulazione, cioè una preghiera tipo questa. Gesù, amore mio, ricevo il tuo ti amo attraverso questo splendido cane che tu mi hai donato, d'accordo? Perché è l'immagine, è l'emblema
della fedeltà, d'accordo? Per esempio, ricambio, il mio ti amo, ti ringrazio di aver creato questo animale, così amico dell'uomo, lui non capisce il dono della vita che tu gli hai dato. Ti ricambio io il ti amo che tu hai fatto a lui in quanto lui creandolo, adesso questo è un pochino articolato, e ti ringrazio a nome di tutta la specie umana, che mai forse, per tutti coloro che mai ti hanno ringraziato per aver creato questo loro amico, o che peggio ancora, insomma, li hanno maltrattati, e io metto, ricambio il tuo ti amo per aver creato questa creatura a nome di tutta l'umanità, girandola nella tua volontà, presente, passata e futura, perché tutti ti diano la gloria a te dovuta per la creazione di questa creatura. Quindi, le tre operazioni sono: uno, ricambiare, dopo averlo accolto, il ti amo di Dio attraverso quella creatura. Due, mettere il proprio ti amo, si dice così, in quella creatura, rivolgendo a Dio quel ti amo che la creatura non intelligente non può rivolgergli. E terzo, mettere il proprio ti amo in tutte le creature intelligenti che non ricambiano il ti amo di Dio, non accogliendo come ti amo quella creatura e non dicendo a Dio grazie per averla fatta e ti amo per averla fatta in contraccambio. Spero di essere stato chiaro. Questa operazione si fa previa unione nella divina volontà, perché è solo attraverso la divina volontà che io posso unirmi alla creatura che è uscita dalla divina volontà e raggiungere tutte le creature intelligenti che avrebbero dovuto ricambiare il ti amo di Dio in tutta la storia, quindi da dopo Adamo ed Eva, dopo il peccato originale fino alla fine del mondo, da queste parti ce ne stanno di gente che non ha detto ti amo ricambiando a Dio il ti amo per aver creato il cane, per aver creato i pesciolini dentro l'oceano, per aver creato i coralli, le acque marine. Questo ha in tutta la creazione. Ha capito, per esempio, perché è così importante? La Chiesa ci ha insegnato storicamente alcune cose, non è per ringraziare il Signore quando ci mettiamo a tavola. Questo è fondamentalissimo, questo qui. Tu a tavola mangi perché ci stanno delle creature che Dio ha creato, eh? Certo, poi l'uomo le lavora, le cose, tutto quello che vuoi, ma... Oi! Gli uomini sono ladri! Sono ladri d'amore! Perché non riconoscere il ti amo di Dio nella creazione è un furto. Non ricambiarlo è un furto, perché quando tu dicevi, cioè, oh, io quando c'avevo quando ero fidanzato, quando ero giovane, al ti amo si risponde sempre con ti amo. Cioè, se io dicevo alla mia fidanzata ti amo, e quella guardava dall'altra parte, ma almeno mi rispondeva, almeno non mi rispondeva anche io, ma io ci rimango male. Scusate, perché un atto d'amore va ricambiato, va. Non si esige, come dire, ricambio, ma è spontaneo. Cioè, amore chiede, amore chiede. Amore con amor si paga, diceva Santa Teresina. E gli uomini sono una banda di ladri. Una banda di ladri. Rubano a Dio la gloria della creazione e rubano anche a Dio l'amore che gli ha dovuto per i doni gratuiti che Dio gli ha fatto creando. Immaginate, con tutte le cose che Dio ha fatto per gli uomini, io dico sempre, che cosa può pensare sentendo una bestemmia? Cioè, lui è chiaramente al di sopra di una bestemmia, no? Ma immaginate quale gesto ridicolo, proprio esecrabile, proprio inqualificabile, fa un uomo bestemmiando. E adesso non se ne rende conto, ma quando staremo dall'altra parte, ce ne renderemo conto e come? Capite? È follia allo stato puro, proprio pazzia. Bene, la prossima volta, se Dio vuole, vedremo i giri nel Fiat redimente, andando a vedere i molti ti amo che Dio ci ha detto, redimendoci dai peccati, e i molti che dobbiamo dirgli per l'opera di salvezza che è costata a Gesù tutto il suo sangue e alla Divina Maria tutte le sue lacrime. Appuntamento, se Dio vuole, alla prossima settimana. A tutti la mia benedizione. Ave Maria.